Bergamo, simbolo del volley italiano e della lotta al coronavirus, è stata lo scenario perfetto per la prima gara del campionato, per un match emozionante e combattuto, vinto al tiebreak dalla Savino del Bene Scandicci dopo una lotta colpo su colpo contro la Zanetti Bergamo. Un successo sudato per coach Barbolini che alla prima gara di A1 sulla panchina scandicese ha ottenuto la vittoria dovendo fare a meno di Merlo, infortunatasi nell'ultimo allenamento settimanale, e di Pietrini. Nonostante le assenze, per la verità Scandicci ha vinto il primo set per 23-25, mostrando le qualità del suo roster e opponendosi ad una Bergamo guidata dagli 11 punti di Luketic, grande protagonista per le aerobiche nel corso della prima frazione. Nel secondo set la Zanetti, tenendo fede alla voglia di lottare espressa da coach Turino, ha pareggiato i conti imponendosi per 25-23 dopo uno scontro equilibrato. Sull'1-1 nel conto dei set, la Zanetti Bergamo ha tirato fuori tutte le energie nel serbatoio e ha strappato il terzo set per 25-19, mettendo in mostra un bel gioco. La Savino del Bene, messa all'angolo e sotto per 2-7-1, non si è però arresa e con un Astisiak apparsa in crescita nel corso della partita, ha vinto il quarto set per 21-25. Nel tiebreak poi non c'è stata partita, proprio Stisiak si è caricata la squadra in spalla e con 8 punti ha condotto Scandicci alla vittoria di set per 6-15 e della gara per 3-2. Allo spettacolo del Palagnelli è mancato solo il pubblico, anche se prima del match per la verità la nobiltà rosso-blu, tifoseria organizzata della Zanetti Bergamo, non ha fatto mancare il suo supporto alla squadra. Il volley intanto, in attesa dell'abbraccio del suo pubblico, è tornato a regalare emozioni. La Zanetti ora tornerà in campo nel match del 27 settembre contro Novara, mentre la Savino del Bene, martedì, affronterà la gara d'andata dei preliminari di CEV Champions League.